Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda, nuova tegola sui concessionari degli spazi demaniali perché il Consiglio di Stato ha decretato ancora una volta attraverso una sentenza che non si possono più prorogare i termini per la messa a bando delle concessioni. Il mondo delle concessioni balneari è di nuovo in fibrillazione. A pochi giorni dall'approvazione della legge che prevede la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024, una sentenza del Consiglio di Stato dichiara illegittima ogni dilazione. La sentenza è stata emessa a seguito di un ricorso presentato dall'Autorità Garante per la Concorrenza, l'AGCOM, contro il Comune di Manduria, nel Salento, che nel novembre del 2020 aveva disposto l'estensione delle concessioni balneari fino al 2033. La massima autorità giudicante in tema di diritto amministrativo ha così citato la sua precedente pronuncia, quella che poi ha fatto scattare l'approvazione della legge sulla libera concorrenza emessa dal governo Draghi. In quest'ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha poi ribadito che le proroghe sulle concessioni balneari, con cui lo Stato italiano ha gestito la materia negli ultimi 13 anni, sono contrarie alla direttiva europea Bolkestein e al trattato fondativo dell'Unione Europea, in quanto rappresentano dei rinnovi automatici ai medesimi titolari e pertanto devono essere disapplicate. In sostanza, i titolari di concessioni balneari camminano sulle sabbie mobili, da una parte la legge appena approvata, dall'altra il Consiglio di Stato, che la ritiene illegittima. La speranza è che l'ennesima sentenza, unita anche al monito lanciato dal Presidente della Repubblica, serva ad accelerata l'approvazione di una legge quadro in grado di regolamentare il settore in sintonia con le normative europee e si spera anche tutelando chi ha investito anni e capitale per un'attività che ora rischia di perdere. Si spera in sostanza che questi mesi servano a riflettere e a difendere l'imprenditorialità italiana minacciata dai grandi colossi della ricettività e che, a detta almeno dei diritti interessati, gli attuali concessionari potrebbero massificare l'offerta turistica appiattendola su standard globali, facendo così perdere quelle peculiarità che rendono così unici determinati luoghi, dai sapori dei cibi ai modi di dire e di fare del personale. La Sardegna a caccia di turisti americani, presto si recherà a Venezia l'idea è della Confindustria Centro Nord Sardegna. Confindustria Centro Nord Sardegna, sezione turismo e Cassagredo Hotel stanno organizzando l'evento Destinazione Sardegna il 14 marzo presso il Campo Santa Sofia a Venezia. L'evento, esclusivo, mira a promuovere le bellezze naturalistiche e le strutture alberghiere di alto livello della Sardegna agli operatori del settore turistico. L'obiettivo è di incentivare il flusso turistico del mercato americano e non solo. L'iniziativa è nata a seguito alla crescente domanda del mercato americano nei confronti della Sardegna, che è stata percepita durante la partecipazione all'IRMT di Cannes da alcune aziende associate. Il 14 di marzo, come Confindustria, stiamo organizzando un evento a Venezia, al Cassagredo, dove stiamo invitando tutti i DMC, agenzie di viaggio, uffici stampa che lavorano, che fanno inbound dal mercato americano in Italia, proprio per promuovere la destinazione Sardegna. Quindi stiamo organizzando un evento dove la base associativa, insomma gli alberghi che fanno parte di Confindustria, parteciperanno, porteremo dei cadeau da offrire a queste persone, ma faremo sicuramente networking per presentare la destinazione. E questa è un'azione molto importante, perché comunque la Sardegna ha davvero un grande potenziale sul mercato americano. Il mercato d'oltreoceano del Nord America, Sud America e Canada rappresentano una grande opportunità per il Nord Sardegna, poiché i clienti sono mediamente alto spendenti e desiderano scoprire e vivere la cultura e lo stile italiano. La Confindustria Centro Nord Sardegna, insieme a Federalberghi e al distretto Gallura, composto da 25 comuni, lavorano per mettere in piedi una DMO. Destination Management Organization, un braccio operativo, così come per esempio in Trentino, cioè Trentino Marketing, ma ci sono tantissimi altri esempi, l'Andalusia, diciamo che è una struttura, un braccio operativo a disposizione delle istituzioni che si occupa di promuovere il territorio. Okay? Il problema della Sardegna è proprio quello. Noi abbiamo, in particolare in bassa stagione,
una serie di attrattori che però sono tutti slegati e non ben organizzati. Quindi l'obiettivo più importante di questo progetto è di creare un contenitore con tutto quello che è l'offerta della Sardegna, tutto quello che la Sardegna può offrire in termini appunto di attrattori turistici. Se vogliamo veramente destagionalizzare, noi dobbiamo essere capaci di attrarre turisti che vengono per motivi diversi. Ok, c'è chi verrà perché è appassionato di trekking, c'è chi verrà perché è appassionato di vino, c'è chi verrà perché ci sarà un concerto, c'è chi verrà perché ci sarà una mostra letteraria. Il problema qual è? Che attualmente tutti questi prodotti turistici non sono ben organizzati con, dico io, la logica temporale. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo cercare di creare un portale dove il turista che decide di venire in bassa stagione sceglie delle date e in base a quelle date il sistema gli dice cosa può fare. Attualmente non c'è questo. Organizzare quello che è l'insieme dei prodotti turistici, in particolare sulla bassa stagione, è una priorità. Se noi vogliamo destagionalizzare, dobbiamo innanzitutto organizzare questo contenitore, promuoverlo. Ovviamente è un inizio, perché io sono il primo a dire che è inutile promuovere la Gallura e la Sardegna. Noi dobbiamo venire fuori con una promozione della Sardegna a 360 gradi. L'unicità della nostra storia, le Domus de Janas, si sta cercando di far sì che l'UNESCO le riconosca come patrimonio umanitario. L'unicità, la storia e il patrimonio culturale, in tre parole, Domus de Janas, testimoni loro, la casa delle fate di archeologia, architettura e arte, nostra, della Sardegna. Paesaggio e incanto, misteri, mescolanze funerarie e artistiche su questi presupposti, loro, le Domus, continuano a sperare in un riconoscimento sacrosanto, quello dell'UNESCO, ovvero la certificazione dei monumenti preistorici dell'isola. Dopo altre tappe, la presentazione proseguita al Parco dei Petroglifi, a Cheremule, 37 le strutture presenti, tra cui la celebre tomba branca. La Sardegna conta circa 3.500 Domus de Janas, di cui almeno 250 decorate, testimonianza di alto valore artistico con rari riscontri, espressione funeraria artistica più rilevante del sistema culturale che si è sviluppato nell'isola tra la fine del V e il III millennio avanti Cristo. Tra i 35 siti preistorici ci sono, tra altri, monumento tronco piramidale del Monte da Codino, il cuore della Nurra, la necropoli ipogeica di Angeluruiu e le tombe rupestri di Santu Pedru ad Alghero. L'itinerario prosegue per far tappa poi alla Domus de Janas di Montessu nel Sulcis e quella a Prospetto di Anela nel Goceano, la roccia dell'elefante a Castelsardo, i circoli di Lumuria ad Arzachena, la necropoli di Monte Siseri e il complesso prenuragico del parco archeologico di Pranu Muteddu a Goni, le officine dell'Ossidianas Monte Arci, infine la necropoli di Brodu a Uniferi, Sant'Andrea Brio a Bonorva, insomma un tesoro che il CESIM, il Centro Studi di Identità e Memoria, presieduto da Giuseppe Tanda, tra le massime esperte di Domus de Janas e coordinatrice del progetto di candidatura assieme alla rete dei comuni delle Domus, i 35 siti candidati e con Alghero, capofila, vuole a tutti i costi regalare al mondo. Presentata la seconda edizione di Insule Lab, organizza Timing Jazz. È stato presentato presso la Fondazione Sardegna Cagliari il secondo atto dell'intuizione artistica Insule Lab, strutturata anche quest'anno dall'associazione culturale Time Jazz, che ha avuto oltretutto il merito di aver creato a Berchida il primo centro di produzione della musica afroamericana e della creatività artistica del Mediterraneo. Ma siamo qua nella sede della Fondazione, che partecipa a questo importante progetto che è nato lo scorso anno, quindi nel 2022, Insule Lab, il primo centro di residenza del jazz delle isole del Mediterraneo. Nel 2020 siamo qua per fare un po' il sunto da una parte del lavoro fatto nel 2022, che ha coinvolto oltre 100 musicisti, la maggior parte di questi sono sardi. Abbiamo collezionato più di 1.000 giornate lavorative, fatto 40 concerti, più di 40 concerti, 41 con i progetti che abbiamo prodotto noi, che sono 9, e poi 21 progetti ospitati che sono arrivati un po' da tutta Italia, ma che sono principalmente dedicati alla musica della Sardegna. E a
allora musica, linguaggi, messaggi, arte, orizzonti sempre più vasti e tante storie da raccontare e vivere attraverso la musica. Il tutto partendo dalle esperienze locali per proiettarsi nel globale, con la tradizione da preservare e con inclusioni sempre più contemporanee da scoprire. Quest'anno avremo i nuovi ingressi delle Baleari e anche di Cipro, quando lo scorso anno c'era Malta, c'era la Corsica, e quindi sono progetti tutti molto belli, molto interessanti, che raccontano anche la Sardegna, un progetto su Maria Lai nello specifico, un progetto che coinvolge Antonello Salis, un progetto tratto da un libro di Gio Maria Bellu, l'uomo che voleva essere Peron, che coinvolge Gavino Murgia. Ci sarà anche Enzo Favata con un reload di un vecchissimo progetto fortunato di molti anni fa, che era Voyage in Sardegna, e poi tanti altri progetti. Anche questo anno coinvolgeremo oltre 100 musicisti, avremo appunto tanti concerti che porteremo poi in giro in tutta la Sardegna, non solo nelle grandi città, non solo nei nostri conservatori, nelle scuole, ma anche in molti paesi della Sardegna. Insomma, crediamo che Insule Lab sia un progetto veramente insito un po' nel nostro territorio, e l'aiuto importante sia della regione, della fondazione, oltre a quello ovviamente del ministero, ci permette di portarla avanti ancora per 2 anni fino alla fine del 2024. Un grande percorso ambizioso che ha portato alla matura volontà di produrre musica, soprattutto jazz, in Sardegna, con lo sguardo rivolto all'Europa. In questo secondo anno di vita, in vista del triennio 2022-2024, verranno coinvolti 300 musicisti provenienti da tutte le isole del Mare Nostrum. Ci spostiamo a Gonnoscodina, dove la memoria è diventata digitale. La memoria è già futuro, il sapere contadino si fa digitale, è il progetto che ha preso corpo in questi giorni a Gonnoscodina, piccolo centro della Marmilla, che vuole conservare in questo modo, in un archivio digitale, i ricordi e i saperi dei suoi abitanti, per lo più anziani, e impedire così che il tempo cancelli per sempre le loro voci. Il progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, si è sviluppato in 8 mesi di attività, nei quali gli abitanti, la biblioteca comunale, l'associazione locale Pobadai Impari, la confraternita della Madonna del Rosario e l'amministrazione comunale hanno collaborato per raccogliere casa per casa foto di famiglia, lettere e cartoline private, vecchie registrazioni, ritratti d'epoca, articoli di giornale e documenti storici, che ora costituiscono una digital library accessibile anche grazie ai QR code installati nei luoghi più significativi e frequentati di Gonnoscodina. E così, pochi giorni fa, in una conferenza stampa, il sindaco e il team che ha organizzato il progetto hanno potuto renderlo pubblico davanti a una folta rappresentanza dei suoi abitanti. Qual è l'obiettivo di un progetto simile? Non tanto quello di riportare la comunità a un'idea di passato che non esiste più, cioè a un chi si è stati che in qualche modo si è perso e non si recupererà mai, ma attivare una serie di energie che ripensano attraverso questi elementi di memoria storica, appunto raccolti casa per casa, a una idea di chi siamo diventati e chi vogliamo essere. Un progetto che riteniamo molto importante per la comunità, perché intanto perché si parte da un archivio che può essere implementato, e questo è, e quindi è un lavoro che va per step, che va crescendo, perché ha coinvolto soprattutto le persone in un momento di relazione, cosa che ci mancava e che vorremmo, come dire, che si ricreasse sempre di più, visto i 2 anni di fermo che abbiamo avuto. Sicuramente è stato accolto in maniera molto positiva. Si sono vinte anche le diffidenze iniziali, che spesso si incontrano quando si va per le case a chiedere del materiale da condividere con gli altri, come possono essere le fotografie, come possono essere dei ricordi, dei video amatoriali, perché probabilmente la portata innovativa era tale per cui rassicurava. È un progetto importante, è un progetto prezioso per i contenuti, ma soprattutto perché è facilmente usufruibile dai cittadini in maniera del tutto gratuita, e va a collocarsi anche in un'altra serie di studi precedenti, di ricerche storiche fatte da altri concittadini che fanno parte, insomma, un po' del nostro archivio storico. È davvero tutto per il momento, io vi ringrazio per averci seguito.